L'altra volta avevamo parlato un po' dei disturbi esternalizzanti e dei disturbi internalizzanti, quindi di quei disturbi che hanno una sintomatologia prevalente verso l'ambiente, gli esternalizzanti, invece una sintomatologia prevalente verso il paziente stesso, quindi i disturbi internalizzanti sono quelli caratterizzati per esempio dalla depressione, dall'ansia. Un soggetto sente forte l'ansia e quindi non riesce più a vivere, oppure si sente estremamente depresso, triste e quindi ha anche dei pensieri, come abbiamo detto l'altra volta, di suicidio. Tutta questa sintomatologia che invece nei disturbi esternalizzanti ha più le caratteristiche dell'esplosione, abbiamo delle crisi di agitazione psicomotoria, in cui noi le chiamiamo le crisi pantocrastiche, in cui c'è la distruzione dell'ambiente oppure l'aggressione verso cose e persone, quindi anche le persone. Tutti questi disturbi, questi sintomi, rappresentano qualcosa di estremamente fastidioso per il paziente stesso. Il paziente sta molto male in queste situazioni. La presa in carico di psicoterapia, che in età evolutiva deve essere sempre quella predominante, cioè noi dobbiamo sempre aiutare parlando, quindi facendo un lavoro sulla psiche per cercare di modificare la psiche, ma a volte la psicoterapia non riesce ad andare a segno perché i sintomi sono talmente forti che il soggetto non riesce nemmeno a stare attento, a prestare attenzione a quello che il terapeuta sta facendo. Per cui è necessario, diventa assolutamente necessario, associare anche un trattamento farmacologico. E il trattamento farmacologico ha un po', diciamo, il compito di ridurre l'entità del sintomo, quindi lavora sul sintomo. Quindi dobbiamo sapere, la psicoterapia cerca di modificare la psiche, quindi di renderla di nuovo normale, tra virgolette. E invece la terapia farmacologica lavora molto sul sintomo, riducendolo o azzerandolo completamente, quindi facendo stare molto meglio l'individuo, il paziente. Quindi le due terapie molto molto spesso vanno unite insieme, quando c'è bisogno appunto, perché potenzia, l'unirle insieme potenzia gli effetti finali e anche la prognosi, cioè come andrà a finire questa patologia presentata da questo ragazzo o da questa ragazza. Non bisogna avere assolutamente paura del farmaco, logicamente la terapia farmacologica va fatta da un medico che sa gestirla.